Sono molto lieto di portare il benvenuto della città di Alghero a tutti coloro che sono intervenuti, a tutti voi che siete intervenuti a questo momento conclusivo, a queste tre giornate conclusive del progetto IEM, del quale il Comune di Alghero svolge il ruolo di capofila. Io sono particolarmente contento, intanto perché mi sembra di concretizzare e di rendere visibile la vocazione internazionale della città. È una vocazione che anche attraverso questo progetto, anche attraverso uno scambio, una collaborazione internazionale, una cooperazione soprattutto con i paesi del Mediterraneo, incarniamo e rappresentiamo. La città di Alghero, una città di 44.000 abitanti, ma che raddoppia, triplica soprattutto nella stagione estiva, e che ha rappresentato e rappresenta per la Sardegna tradizionalmente la Porta d'Oro, e quindi ha questa sua caratteristica, questo legame forte con il turismo, che rappresenta uno degli elementi fondamentali della nostra politica dell'accoglienza, che è tipica della Sardegna, nella quale siamo profondamente inseriti. Così come forte il legame con la Catalogna, per la nostra identità, per la nostra storia, per la nostra lingua, credo anche per le nostre relazioni internazionali. La Catalogna, la Generalità di Catalogna, ha scelto di insediare qui ad Alghero uno dei punti delle sue sedi di rappresentanza, insieme a Roma e a Milano. Ma la vocazione internazionale della nostra città è davvero un emblema che non vogliamo resti semplicemente un fattore turistico, ma deve soprattutto rappresentare un fattore culturale ed economico. Allora, in questo senso, un saluto speciale per la vostra presenza qui ad Alghero, per il cammino percorso insieme. L'anno scorso sono stato molto volentieri a Girona nell'incontro del progetto IEM. Un saluto ai rappresentanti del partenariato provenienti da 7 paesi partecipanti al progetto, quindi dall'Italia, dalla Spagna, dalla Giordania, dal Libano, dalla Palestina, dalla Tunisia, dall'Egitto. Un ringraziamento all'assessore regionale della cultura Claudia Filino, che è qui accanto a me, che ringrazio davvero perché c'è stata e a fianco della città, ma credo anche di un progetto che credo meriti una continuità, e in questo senso il suo rapporto, il rapporto della giunta regionale, è davvero un rapporto di reciprocità con gli enti locali della Sardegna, quindi anche con il Comune di Alghero. E in questo luogo, che come vedete è un'ex caserma ristrutturata grazie a fondi strutturali, quindi a fondi europei, è un altro esempio di come davvero le politiche europee possono creare, anche attraverso dei luoghi fisici, degli strumenti per aumentare la cooperazione, per aumentare la cultura dei nostri paesi. Un ringraziamento ai rappresentanti dell'autorità di gestione del programma EMPI della Regione Sardegna, che è capofila del progetto, la dottoressa Anna Catte, il dottor Renato Botti, la dottoressa Susanna Di Liberto, per aver sostenuto l'idea, gli obiettivi, credo anche la capacità di metterci insieme, che questo progetto e che il progetto IEM ha costituito e costituisce, e che hanno considerato importante essere qui oggi, anche con la presenza fisica e non soltanto con la vicinanza che c'è sempre stata. Essere qui con noi anche per celebrare l'European Cooperation Day, regalandoci l'allestimento del poster session riguardante i 95 progetti finanziati nell'ambito del programma. Un ruolo, quello della Regione Sardegna, di particolare importanza, di particolare rilievo, confermato anche per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, e che le consentirà, ci consentirà, di continuare a gestire una delle più innovative, una delle più efficaci iniziative di cooperazione dell'Unione Europea. Il progetto IEM, avviato nell'ottobre del 2012, ci ha permesso di valorizzare relazioni storiche, culturali, economiche, tradizionalmente presenti tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Un'area a cui la città di Alghero guarda con particolare attenzione, anche per la sua collocazione geografica al centro di questo scenario. Un'occasione di incontro, intanto, prima di entrare nel merito del progetto, di incontro formidabile tra culture, tra popoli,
tra identità, ciascuna con la propria storia, con le proprie radici, con la propria vocazione, con la propria differenza, ma che insieme, e questo progetto ne è un esempio, rappresentano soprattutto l'unità e quindi credo anche un meccanismo di sintesi che è tipico della politica con la P maiuscola e quindi dei progetti che siamo chiamati oggi a portare avanti. Un progetto che parte dalle relazioni e attraverso le relazioni sviluppa anche idee e progettualità innovative, attraverso relazioni di cooperazione internazionale e coinvolge le comunità e quindi i nostri popoli in una prospettiva, che è una prospettiva innanzitutto di accoglienza, di reciproco rispetto, di amicizia, di fraternità fra i popoli, e lo dico avendo di fronte proprio i paesi, quei paesi che sono con noi e con noi formano una partnership che non è soltanto legata ad un progetto come questo, ma che è sicuramente più ampia e che nella caratteristica della fraternità coniugata nella sua dimensione politica credo che trovi la sua forma e le sue prospettive. E allora traiamo vantaggio da un processo che è un processo di contaminazione positiva tra linguaggi, tra nuove tecnologie che ci fanno stare al passo coi tempi e che ci fanno anzi fare formalmente un passo avanti anche per rappresentare la nostra cultura e il nostro ambiente in una chiave moderna, che è una chiave di accesso, credo, anche alle nuove strade dell'economia, al servizio del nostro patrimonio, un patrimonio storico, culturale e ambientale. 3 giornate dedicate alla cultura, quelle che adesso stiamo inaugurando, alla promozione del territorio, alle nuove tecnologie, allo scambio di conoscenze. Il Festival Allende Alghero prevede, vedrete, un ricco, sorprendente programma, costituisce il punto di partenza e di arrivo di una serie di attività previste all'interno del progetto. Vorrei ricordare in maniera molto semplice, per titoli, il workshop internazionale condotto con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Sassari, che ha sede qui ad Alghero e che in Italia è riconosciuta nelle classifiche Censis Repubblica al primo posto tra i dipartimenti e le facoltà di architettura d'Italia. Un progetto che si conclude oggi, a cui hanno partecipato 25 studenti, professionisti del settore, 10 di loro provenienti dall'Egitto, dalla Giordania, dalla Palestina, occasione di confronto, di discussione, di apertura sui temi del rapporto tra la valorizzazione del patrimonio e le nuove tecnologie, per la condivisione di conoscenze e di competenze. Vedremo poi domani sera in Piazza della Giuaria i risultati di questo straordinario lavoro. La fase pratica del progetto attraverso la sperimentazione dei progetti pilota, che avremo la possibilità di conoscere grazie all'esposizione negli atelier e con gli spettacoli di videomapping che inizieranno stasera nelle varie torri, qui al Gualtè, nei luoghi centrali della nostra città. E poi continueranno domani, dopodomani. La mostra curata da uno dei partner del progetto, l'Università di Genova, i laboratori didattici per far conoscere a tutti, anche ai bambini. Alghero è sede anche di una università dei bambini estiva. Anche ai bambini le potenzialità delle più moderne tecnologie multimediali. E poi la creazione di network sviluppati da esperti nel corso del progetto che raccoglie davvero delle occasioni, credo, con delle potenzialità enormi, grazie al lavoro di professionisti nel settore delle nuove tecnologie, di grafici, di artisti multimediali, con la capacità di sviluppare soluzioni per la valorizzazione del nostro patrimonio, dei nostri patrimoni in chiave prettamente turistica. E allora le politiche, mi avvio a concludere, le politiche europee e nazionali sull'innovazione ci dicono che andiamo verso la strada giusta, che abbiamo intrapreso la strada giusta. La valorizzazione del patrimonio culturale, che è depositario della nostra storia, delle nostre storie, delle nostre identità, e che in un mondo che appare sempre più globalizzato ha bisogno proprio della specificità di ciascuno, di ciascun paese, di ciascuno di noi, con tutta la sua forza, con tutta la sua attrattività. E quindi non è semplicemente, come dire, un metterci insieme che in qualche modo massifica, ma un metterci insieme che valorizza ciascuno. E allora auspico davvero che il progetto IEM, e davvero ringrazio le presenze anche del direttore generale del Ministero del Turismo e delle Antichità, del Dipartimento delle Antichità della Giordania, che è qui presente. Ringrazio l'assessore allo sviluppo locale del Comune di Biblos,
Ringrazio il capo del Dipartimento Finanze ed Amministrazione della Biblioteca Alessandrina di Egitto. Ringrazio ancora una volta il direttore di Federcultura e credo che rappresenterà questo progetto il percorso per individuare insieme nuove strade. Siamo chiamati anche qui a concludere un percorso e iniziare immediatamente un altro. Nuove strade che siano un punto di partenza verso occasioni rinnovate di collaborazione tra i nostri popoli, tra le nostre culture nell'area del Mediterraneo e possa ancora contribuire alla valorizzazione di un processo di unità, armonioso, sostenibile, affrontando le sfide comuni, davvero le sfide comuni che ci riguardano tutti, che riguardano ciascuno dei nostri paesi, nessuno escluso, Italia compreso, e valorizzi le potenzialità davvero di ciascun territorio e di ciascun paese. Vi ringrazio tantissimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono io a ringraziare il sindaco e gli organizzatori per l'invito a questa giornata conclusiva di un progetto che viene da lontano, che si conclude oggi, ma io spero che oggi sia una giornata di festa, una giornata di ripartenza delle relazioni, dei rapporti e di quanto si è riuscito a fare finora con questo progetto. Sono convinta non solo per il ruolo che in questo momento ricopro all'interno della Regione Sardegna, che la cultura, il patrimonio, il dialogo si possa veramente basare, il dialogo fra popoli, il dialogo fra culture diverse, abbia nel patrimonio e nello scambio culturale un canale preferenziale. In alcuni casi, e l'abbiamo visto anche nei momenti di conflitto più aspro, a volte è l'unico canale di comunicazione fra culture, e lo abbiamo visto in tanti anni quando operatori ed esperti di paesi diversi sono andati a studiare, salvaguardare il patrimonio di altri stati, creando quindi dei canali, delle relazioni che poi sono proseguiti nel tempo. Il progetto AIM è un progetto che ha un'importanza per questi motivi, perché mette attorno a uno stesso tavolo, una stessa idea, uno stesso progetto, popoli diversi. A me piace parlare davvero di popoli, ma anche perché non si limita a contemplare il patrimonio culturale, ma indaga e fa un lavoro di ricerca importantissimo per la valorizzazione di questo patrimonio e per l'utilizzo delle nuove tecnologie per la valorizzazione della nostra storia, della nostra cultura e di questa identità collettiva che anche tramite azioni di questo tipo si viene a creare. Mi piace ricordare il ruolo della Regione Sardegna in questo progetto. Regione Sardegna che era autorità di gestione nel programma EMPI e che per il settennio 2014-2020 è stata confermata come autorità di gestione del nuovo programma che si chiama ENI, e questo è un riconoscimento del lavoro che è stato fatto nella programmazione 2007-2013 e di un lavoro che è stato un lavoro anche di grande generosità, di ampio respiro, di sguardo verso orizzonti più ampi. E in questo lavoro la valorizzazione della progettualità e della capacità di tessere relazioni degli enti locali, come è il caso di questo progetto in cui Alghero ha un ruolo insomma, di guida, è stata ed è una scelta vincente, perché i comuni sono spesso attori, a volte solitari, in questo caso invece ben accompagnati, di buone relazioni con paesi anche lontani. Tra l'altro Alghero ha una posizione, una cultura particolare per il suo essere città sarda ma anche città europea e non solo catalana. Il lavoro sulla valorizzazione del patrimonio
noi lo stiamo facendo come regione da tanti punti di vista, con il sostegno ai comuni per il loro patrimonio architettonico ma anche immateriale, e con anche in questo caso uno sguardo che va oltre. Abbiamo approvato proprio pochissimi giorni fa uno strumento che mette insieme i fondi comunitari, i fondi regionali e i fondi statali per lavorare sul patrimonio, per dare nuovo impulso alle imprese culturali e creative, e parlare di questo in una giornata come questa, in una giornata in cui si respira cultura, valorizzazione del patrimonio e sguardo verso orizzonti lontani, è sicuramente il modo migliore per dare questa notizia, che vuole essere una notizia per cui si lavora accanto a quello che si sta facendo oggi, che si conclude oggi e che spero, come dicevo, che sia solamente un momento di bilancio ma anche di ripartenza. Concludo il mio breve saluto, perché il mio ruolo qui è quello di venire sicuramente a portare il saluto della Regione Sardegna, ma anche di fare tesoro dei risultati che si sono raggiunti con questo progetto, confermando davvero la nostra vicinanza, il nostro impegno a servizio dei progetti più coraggiosi, come questo fa sicuramente parte della categoria, augurando tutti buon lavoro e sperando di continuare ad essere sempre di più terra di accoglienza, terra in cui trovano terreno fertile le relazioni, gli scambi e la creazione di un contesto di pace, di un contesto di relazioni positive, in un contesto in cui i conflitti di cui sentiamo parlare ogni giorno nei giornali trovano invece una sintesi, un terreno di confronto pacifico. Grazie. Grazie Assessore. Prima di dare la parola a Giacomo Mameli, che modera la prima sessione dei nostri lavori, Giacomo Mameli che è un grande giornalista dell'economia e della cultura della nostra regione, e permettetevi di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando a questo progetto, anche concretamente, anche in queste ore, in questi giorni, in particolare ad Alghero la Fondazione Meta, che si occupa del nostro patrimonio culturale, della promozione del nostro patrimonio, l'assessorato alla cultura, l'assessorato della programmazione, con uno sforzo che abbiamo fatto anche di orientare la nostra struttura comunale in modo particolare proprio alla progettazione, alla programmazione e al rapporto con la Regione e con l'Europa. Quindi un grazie davvero a tutti, anche a tutti coloro che hanno lavorato al progetto, di tutti i paesi partner. Credo che sia un'esperienza, lo vedremo in questi giorni, formidabile, un'esperienza che davvero credo che segni anche un passo e che ha bisogno dell'incoraggiamento ma anche del ringraziamento delle istituzioni coinvolte. Davvero grazie a tutti.
Good morning, everyone, and welcome to Alghero and our region. Please forgive my teach Sardinian accent. I am delighted and honored to open the first session of the Crucial Conference, and congratulations, Mr. Bruno, for that beautiful location renovated only with European funds. And I am really pleased that a Sardinian city, Alghero, should be the leader of this project and that my region, Sardinia, should be the coordinator of such an important international program, especially at one of the most difficult times for the European Union and the Mediterranean cooperation. You know the topic of this meeting: fostering innovation in heritage and tourism, challenges, strategies, and policies for Mediterranean territories. So, I will briefly give you two personal thoughts. I believe the main concept to develop and expand the protection of our heritage is the knowledge of the place, site, and of course the knowledge of the history of these territories. If I don't know the life of Raffaello, Renaissance culture, I cannot take it and fully enjoy of the Madonna di Raffaello, nor his other works. I come from a small village, Sardinian, Perdas de Vogu, whose name translated into English is Stone of Fire, where, among other exceptional places, one can find the Porfidi Waterfall, one of the most impressive in Europe. It is a waterfall linked for the glaciation era. But in my village, waterfall, it is only considered as a random rock formation. Also in my village, there is a pre-Romanic church built between the years 800 and 1000, in which one can admire the Tree of Life painted in a fresco on the wall. But in my village, in this village, this church is only an old and useless building. But let's go back to our point of interest. Innovation is good. Challenges are good. Strategies are good. Policies are good. Even extremely good. But the first commendation of is knowledge. We must make people understand and realizing the amazing heritage they have received in Italy, Lebanon, Egypt, Spain, Jordan, Palestine, Tunisia, and in the whole Mediterranean. So the real goal is get to local people to be aware of the extraordinary heritage history with a capital H as offered them. My second personal thought is that knowledge of this value of his heritage is not enough if I am not capable of passing it on the others. The beauties of Alghero, of Italy, the beauties of all the Mediterranean area must be understood by all.
I do believe that knowledge and communication are the key innovation in promoting a motivated and smart tourism. My introduction ends here, and I would like to welcome Miss Anna Katte on stage. Miss Katte will have 15 minutes at her disposal to present her topic, just like all the other participants. I know your watches work properly, so please be careful with your timing. Thank you for very much for your attention, and please welcome Anna Katte. Buongiorno, consentitemi di rivolgere prima di tutto un saluto in italiano al beneficiario, al lead beneficiary di questo progetto, il Comune di Alghero, in particolare il sindaco Mario Bruno, che ha saputo gestire questo importante ruolo di coordinamento di un progetto complesso con tanti paesi partecipanti e in grado anche di realizzare azioni estremamente innovative e importanti per la crescita dei territori. Ringrazio ovviamente anche tutto il partenariato, tutti i partners di questo progetto per avermi invitato a questa iniziativa che ci dà l'opportunità di condividere i risultati del progetto anche con uno sguardo verso possibili prospettive future. Now I switch to English. I am, as you know, is a strategic project funded by the Mediterranean Sea Basin Program, which is part of 13 cross-border cooperation programs in the framework of the European Neighborhood Policy. The program in which 14 countries initially participated, including Syria, has clearly demonstrated its capacity for involvement of the actors from various participating countries. As you may know, under the program for 2007-2013, following three calls for proposals and an extraordinary participation involving approximately 2,000 proposals, 95 projects were funded, amounting to a total of 204 million euros. Over 730 actors from 13 participating countries are involved in these projects from both sides of the Mediterranean, and in particular public administrations, bodies governed by public law being the most numerous, as well as NGOs and the private sector. All these actors are working together based on an approach of co-ownership and common benefits on several initiatives aimed at addressing joint challenges at territorial level. And in particular, the main topics addressed by these projects can be broken down into four thematic topics. Firstly, economic growth and territorial development. And secondly, human capital. And then we have environmental sustainability. And finally, cultural heritage and sustainable tourism, with 22 projects, including IAM. Within the cluster, there are several themes, some of which are also blended in a single project, from the preservation and valorization of cultural heritage to its enhancement and promotion through innovative technologies,
from institutional capacity building and awareness raising in local communities to promotion of creativity for the regeneration of historical cities. Finally, there is also the important component of a sustainable tourism linked to cultural and natural assets of the territories concerned. So now let's now turn our attention to the project IAM. Its main focus and challenge is the enhancement of cultural heritage of the concerned territories through innovative multimedia technologies. Well, we can say that IAM is proving to be up to this challenge. The innovative tools developed, such as video mapping, virtual museum, interaction design or use of drones, as well as the impressive events with state-of-the-art 3D laser projections, clearly demonstrated how effective and powerful these new multimedia are in improving attractiveness and knowledge of different typologies of cultural heritage for local communities and tourists. Moreover, other strengths of the project could be highlighted, also considering that they are expected to support a long-term impact of the actions developed so far and in particular. Firstly, the establishment of an active work of public administrations at local and regional level and also at national level. Experts, artists, universities of the seven countries involved as relevant actors strongly committed to the enhancement of cultural heritage in a framework of Euro-Mediterranean cooperation. And secondly, the founding of a community of technology providers and experts. And finally, the vital involvement of young experts in delivering innovative tools. But taking these aspects into consideration, we could take advantage of this conference to explore some possible ways to further develop and sustain such interesting initiatives carried out by the project. As managing authority, I would like to mention the opportunities arising from the new program for 2014-2020. The program, approved in May by the participating countries and submitted to the European Commission in June, is now in its adoption phase, to be concluded by the end of the year, so we will be able to launch the first calls for proposal in 2016. The strategic framework of the program, whose budget amounts to 209 million euros, is articulated into four thematic objectives: business and SMEs development, education, research, technological development and innovation, social inclusion and fight against poverty, environmental protection, climate change, adaptation and mitigation. As you will notice, there is no thematic objective specifically dedicated to culture or tourism. But despite this fact, there will be a series of concrete opportunities to continue working on the themes which are now the focus of IAM project. Allow me to point out, for instance,
just as an example, some priorities within the first thematic objective, business and SMEs development. In particular, two priorities of special interest could be mentioned under this objective. The priority related to support to the Euro-Mediterranean networks, clusters and supply chains in traditional sectors, such as tourism and non-traditional sectors, such as creative industries. And the priority specifically focused on sustainable tourism, with the aim of backing a touristic offer based on some valuable territorial assets, such as culture. Moreover, other opportunities can be found under the second thematic objective, in particular for initiatives dealing with technological development and innovation. And finally, we should not underestimate the important potentialities linked to the two transversal principles of the new strategic framework, institutional capacity building and people-to-people cooperation. We can say in general terms that our challenge ahead lies in how to take full advantage of the essential characteristic of culture, that is to say, its intersectoral vocation, its capacity to nurture positive links between the legacy of the past and creativity and contemporary creativity, and to ensure a sustainable development of the territories, whilst establishing a sense of mutual confidence and trust. I believe that it's a challenge which, also thanks to the experience being gained with the current programming cycle, IM Network is fully capable of meeting. And finally, of course, I would also like to take advantage of this conference to encourage other possible actors taking an interest in the enhancement of the Mediterranean cultural heritage to seize the opportunities of the future Mediterranean Sea Basin program. Grazie a tutti e permettetemi in chiusura anche, tornando all'italiano, di rivolgere un speciale ringraziamento. Io personalmente sono profondamente onorata anche della presenza qui dell'assessore Firino, che ci ha dato anche parole importanti di incoraggiamento per il futuro e ha voluto sottolineare il ruolo della politica regionale, di questo governo regionale, a favore di politiche di accoglienza, di pace in tutto il Mediterraneo. Grazie assessore Firino. Thanks. Organizations said not 15 but 10 minutes. Speaks Manter Jamwai, Director General, Ministry of Tourism and Antiquities, Department of Antiquities, Jordan. Thanks. Welcome in Sardinia. I hope that I'll finish within 10 minutes. I'll try to do my best anyway. Your Excellency, Mr. Mario Prono, Mayor Valdero. Your Excellency, Ms. Claudia Perino, Caccia Cancellor of the Region of Sardinia. Your Excellency, Victor Anacate, Director General of the Joint Managing Authority, ENPI-CBC MID program. Colleagues, ladies and gentlemen, good morning. And we used to say it in Arabic, Asad Allahu Sabaha. It's my pleasure to stand before you today to share you with my colleagues from Jordan this final meeting of IAM project. We are here today in Al Gairo, and our families in Jordan
as the rest of the Islamic world are celebrating the Eid al-Adha, the Eid of sacrifice. We sacrifice by our holiday vacation to be with you all today to ensure first the success of this meeting and to demonstrate that being with you in this consortium of partnership, handling the responsibility of this project, I am, and dealing with the very helpful and smart interactive tools to help people understanding their human heritage and its history, and getting them much closer together, have common knowledge, respecting each other, is much more than being so classic and biblical. Excellencies and colleagues, as a Director General of the Department of Antiquities of Jordan, which is a governmental organization that is responsible for the management and conservation of Jordan archaeological heritage, I would like strongly to say that to walk in Jordan is to walk or to tread on history. It's a major location for civilizations and has been so throughout recorded time. Its many archaeological sites present the whole chronology of human life on Earth, and we at the DOA are working to embody the vision of His Majesty King Abdullah II by enhancing the role of our department to continue its historic role in preserving and protecting all heritage sites in the kingdom, including the holy sites in Jerusalem. Excellencies, colleagues, the DOA is giving much more efforts in building up this and strengthening good relations with the many international organizations and expeditions who are working on and exploring the secrets of the past in our area. More than 20 permits are usually given every year to different scientific missions to make new archaeological surveys, excavations, and conservation work. This international cooperation has been activated in many ways. In the last 15 years, the DOA participated in and facilitated the borrowing of special objects and museums collections discovered in Jordan in temporary loan to be displayed in more than 30 international exhibitions. I found it very interesting today to mention that the continuous or the contributions of the foreign expeditions to the history and archaeology of Jordan started very early in Jordan by many travelers and explorers such as Seetzen, Burckhardt, and others. And the first archaeological project was conducted in the year 1983 up to 87 by a British mission called the Palestinian Quarterly Fund. This project was the gate for other colleagues to seek for better understanding of the history and archaeology of Jordan, and followed by many projects led by different missions coming from Italy, Germany, USA, France, Switzerland, Netherlands, Denmark, Belgium, Australia, Spain, Sweden, Hungary, and some other international organizations like UNESCO, USA, JICA, and the European Commission. We at the DOA strongly believe that the participatory work with the different foreign missions is of great importance to preserve these archaeological sites and to ensure its sustainability for the future generations. Excellencies, colleagues, in the sense of fostering innovation in heritage conservation and interpretation and its impacts on tourism, we believe that the need for smart and innovative solutions to reactivate and integrate the public interest and their interaction with heritage sites and its protection has become essential. Heritage tourists and visitors want to learn and see and do. They travel to heritage sites for a mix of edutainment experiences. Therefore, interpretation is needed as a set of activities that are adopted
to foster public awareness, facilitate easy understanding of cultural heritage sites, and enhance visitors' educational experience. The information and communication technologies, ICT, has great potentials in tourism industry, including information management, interpretation, marketing, tourist satisfaction, and enabling partnerships. The ICT applications have evolved revolutionary in cultural heritage sites to have a major impact on tourism sector, including the fact that it is a non-destructive technique. IAM project aims to bring together experts in two fields, IT, multimedia, and tourism. This cross-sector cooperation system was to develop innovative services for the enhancement of natural and cultural heritage sites. It focused on the use of augmented reality, multimedia, and interactive techniques. As for the case of Jordan, just Jordan University of Science and Technology University and Department of Antiquities, DOA, have selected Dar es Saraya Museum, which is an Ottoman historic building in Erbil city that was converted from a jail to a museum as a pilot project for IAM applications. 3D modeling and virtual reconstruction of archaeological sites was done to be viewed through augmented reality goggles, layering, and augmented reality information on historical sites and its artifacts and mobile applications. Regarding the capitalization of IAM results, I should say the preliminary applications of IAM at the museum has shown very positive indicators regarding visitor interaction, responses, and interests. In addition, JUST and DOA now well-trained staff on 3D modeling and augmented reality techniques. Therefore, we as DOA in our new strategy that was set to the years from 2014 to 2018 have stressed on adopting these new innovative technologies on the important sites that are backbone for tourism in Jordan. Last but not least, I would like to thank the European Commission and its Joint Managing Authority, EMP CBC Med program, for funding this project. Thanks also for the project partners who were very active in their cooperation. And a special thanks goes to the dynamo of the project, Ms. Liana Montelenio. And before finishing, I should talk about an experience last February when we were celebrating with La Sapienza University in Rome the opening of their museum. We took a present to them, this piece of mosaic that is the Tree of Life. By the way, this tree, the real and the original piece, is located in a pavement in Al-Mafjar Palace, which is in Jericho in Palestine. Al-Mafjar Palace is one of the Umayyad palaces that was built during 740 AD that relates to the Umayyad Caliph Hisham bin Abdul Malik. But the symbol in this piece is that if you look at it, and that's why it was called the Tree of Life. In both sides, you have in the right side the conflicts in the life, and in the left side, the beast's life, where you can enjoy the fruits and the fruits of the life in the tree. So it's our decision how to build up good partnership and work together to save and protect our common heritage, rather to destroy it, as you see, by some extremists.
Thank you very much. Ten minutes exactly. Okay. Three hour live in Lebanon, three hour live in Perdas de Vogue in Sardinia. Okay, how's that? Miss Nashua Basile, City Board Member for Local Development Libano, dalla Giordania al Libano. Thank you. Can I have this one for this? No. Yes, then. Mr. Can you hear? Yes. Mr. the Mayor, Mrs. the Council Member, the Cultural Council Member, Mrs. General Director of NPCBCMAT, dear partners and colleagues, I'm very glad to share with you today the IAM achievement in Biblos Jbeil, Lebanon. Also to share with you our strategy in tourism and our challenges. Let me before introduce you Biblos as a town. Maybe someone doesn't know this small town. It's located in 38 kilometers from Beirut. The city is a halfway between Tripoli and the capital. The city is itself a part of all the area of Jbeil, which includes 84 villages and towns. The ancient part of the city covers an area of 10 hectares. It's the most well-preserved inhabited cultural site in Lebanon and the most visited site in Lebanon. It's a little bit charming as Alghero. Jbeil is said to be the oldest city in the East. It owes a part of its fame to the invention of the Phoenician alphabet. Jbeil also is mainly renowned for being the ancient Near Eastern site with the longest uninterrupted population settlement, just from 7,000 before Christmas to the present day. Jbeil also is a World Heritage City by the UNESCO. Despite all those advantages, as a touristic city, the municipality of Jbeil is facing many difficulties and challenges in order to develop the tourism sector in the city. First of all, available touristic services are really basic. They need to be improved and to introduce the new technology to those services. Video mapping shows us how important is this technology to highlight the site and the history of the town. We need to also to do sound and light to develop museum, alphabet museum, fossil museum, and to develop ownership of the history of the town to all inhabitants. Also, it's important for us to connect the city of all the area of Jbeil, all the villages of Jbeil, and to propose a variety of services, a trail, a touristic visit in all the area. We need also to launch a touristic center in order to develop all kinds of tourism in the region. You need to know the general direction of the antiquities has the authority to manage the old city. And there is a lack of cooperation between the DGA, the General Director of Antiquities, and the municipality. And it's important to clarify that the DGA own many authentic houses in this old town and do not have the plan to develop those houses and even to preserve them. And as a municipality, we don't have the right and we don't have the financial capability to do it. As a board council of the city, we implemented many projects in the old town in order to develop the city and its economy. And those projects had an important impact on all the sectors,
the economic sector, the touristic sector, the health, and the cultural sector as well. First of all, we do a strategy of cooperation with many authorities. With region, French region, we did two cooperation, and we submit to NPC CBC MED project. Actually, we had three strategic projects with this, And the video mapping is one of those projects. It was our first project we do with a strange partner, and our first collaboration, and our first European procedure in the municipality. It wasn't so easy for us to learn how to do all these procedures. We did the rehabilitation of the main commercial area, and it comes more homogeneous of all the city. We did. We gave the permission to open many restaurant pubs in the old town, and this bring us many visitors during the summer. We did a very big public garden. It's the first one in Lebanon with a playground with children, and it's very attracts people from all over Lebanon. We did a very interactive cultural center in the old town, and we are organizing each season events and festival. And all those projects allowed the municipality to win the best Arab touristic city for the year 2013. By Tatweej, in cooperation with UN for Tourism, we win the second best Christmas tree in the world for 2014, classified by international NGOs. And we have this year the nomination of the Arab Capital of Tourism for 2016. So as an economic impact of all these projects, the commerce in the city increased up to 35% this year comparing to 2010. We need to thank all our partners in this project, especially the team leader who was so helpful, comprehensive, and supportive during all the implementation of the project. I would like to specify that in the IAM action plan, we had to do one festival in year 2030, and we ended up doing three festivals, each year one festival. This wouldn't have been feasible without the support of our lead partner. We need also to thank NPCBCMAD for their financial contribution, which help the municipality like us to start implementing projects that are special and unique, such IAM project. The municipality succeed in financing three different projects, as I said, throughout NPC, CBC, MED, IAM, OMAYAD, and MED3R. The success of this type of project depends enormously on the coordination with all partners and competency of the lead partner. Without the support of IAM and OMAYAD, that partner, we wouldn't have been able to progress in our activities and make necessary budget changes in order to optimize the budget to use as much as possible. However, unfortunately, not all lead partners in the NPC CBC MED project share the same competencies in coordinating the project activities and in providing the necessary support to their partners. As much we are satisfied from this project, and as much we are disappointed from the third one, and we think that the managing authority of NP should interfere when there is a major problem. Thank you. Thank you. Now in Biblioteca Alessandrina with Mohamed El Shi, che è il capo della finanza e dell'amministrazione. Please. Your Excellency, Mr. the Mayor, dear partners, esteemed guests. Good morning, everyone. I will start my speech with a simple but meaningful question. Why heritage tourism? Heritage tourism is full range of our inherited tradition, monuments, objects, and culture. Most important, it is the range of country activities, meanings, and behaviors that we draw from them.
Heritage is what we draw, is what we value as a people, and we choose to pass on to the future generation. It's a responsibility for us, for the stewardship and protection, ensuring continuation in the future. Heritage has shaped the past and present and will continue to influence future development while contributing to stability, growth, and economic development. On the other hand, tourism is the commercial organization and the operation of places and activities that interest and attract visitors to our communities and regions for their enjoyment and for our economic benefits. Both heritage and tourism are strongly interrelated and cannot be addressed independently. Hence, the term heritage tourism arose. Heritage tourism is a new combination related to tourism focused on aspects of history or cultural heritage. Heritage tourism is an active, engaging, and ongoing process that involves community resident organizations, civic institutions, and governments working together. In a world where more than half of the population already lives in cities and more than 90% of urban growth is occurring in the development world, cities often struggle to modernize without losing the unique character embodied in their downtowns and historic cores. The benefits of investing in cultural heritage for livability, job creation, and local economic development have been increasingly looked up. For all that, innovation in cultural heritage is considered rather indispensable. This innovation has to keep pace with the skyrocketing advancement in information technology, specifically the field of augmented reality and virtual reality. Within this context, many new attempts aim to use modern computer graphics and image processing techniques to document, investigate, preserve, and reconstruct the archaeological objects. Egypt possesses almost one-third of the world's archaeology. Thus, the heritage tourism is a very important component in Egypt. Layers and layers of priceless monuments that goes back to the pharaohs, the Greeks, the Romans, and the Islamic civilization. These stunning monuments of ancient Egypt never fail to astonish. Furthermore, Egypt is also blessed with its modern weather, has no place in this world, has the magic, mystery, and the pleasures of Egypt. All this wealth is likely to bring in significant numbers of tourists and significant amount of tourist spending. According to the World Tourism Organization, during last decades, Egypt experienced a steady increase in the number of tourists visiting Egypt, reaching the maximum in 2010 with 14 million visitors. However, specifically since 2011, due to the political instability, numbers of tourists are decreasing since then, reaching 9 million visitors in 2013. Accordingly, the international cooperation is needed, and there comes the EU. Joint projects and research is desired to support the heritage tourism in Egypt. Application topics includes securing necessary funding for site restoring, capacity building for sites management, and introducing innovative technologies for using archaeological sites. Having said that, I would like to point out the efforts carried out by the Bibliotheca Alexandrina to serve this mission. The BA aims to be a center of excellence in the production and dissemination of knowledge, and to be the place of dialogue, learning, and understanding between the culture and the people. The BA incorporates several research centers, permanent and temporary exhibitions, museums, planetarium, and Aviesta, which stands for the Virtual Immersive Scientific and Technological Application. For example, the BA Virtual Antiquities Museum. This project is a pilot project that aims to establish a general framework that can be applied to any virtual museum. The end result is a virtual museum experience that is beyond anything similar in the world, with lots of information and tools that fit all needs, from casual museum visitors to
we experienced archaeologists. We have the Kaltrauma. The Kaltrauma is an innovative, harmonized mix of cultural and natural heritage information. Using an informative and attractive multimedia program and at least display technology. It is a remarkably informative multimedia presentation of Egypt's heritage across the 5,000 years of history, up to modern times, with highlights and examples of ancient Egypt, Coptic, and Muslim heritage. Moreover, we have the VMUST project. VMUST project aims to provide the heritage sector with the tools and support to develop virtual museums. Under this project, the International Keys to Rome exhibition was held. This unique exhibition was organized in parallel in four incredible locations: Rome, in the wonderful city of the Imperial Forum Museum, Alexandria in the amazing Papliteca Alexandrina, Amsterdam in the recently renovated Allard Pearson Museum, and Sarajevo in the newly restored City Hall. All these achievements of BA were the base of its success in the two pilot projects of 3D mapping shows. The first one was on the facade of the BA a year ago, engaging 3,000 viewers in 2 days. The second, of Cleopatra Legacy, 2 weeks ago in Kaidbay Citadel, wraps around 8,000 persons in one night. Both were activities of IAM project funded by the EU. Last but not least, for sure the past can become a foundation for the future, providing crucially needed continuity and stability, as well as economic benefits. I would like to end my speech with the words of the World Bank Vice President for Sustainable Development, Rachel Keat, and I quote, "Heritage anchors people to their roots, builds self-esteem, and restores dignity." Thanks to the EU, thanks to Lion, our IAM project coordinator, thanks to the STEAM partners, thank you all. Thank you. 9 minutes. La speaker Claudio Bocci, Director of Federculture Italy. Se non arriva il microfono, le do questo. No, non è acceso. Non funziona. Funzionando? Ah, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, ovviamente un ringraziamento al sindaco di Alghero, l'assessore Fino, per questa sua presenza così importante. Prego, ok? Thank you. E la presenza dell'assessore, diciamo, sottolinea l'importanza di questo incontro promosso nell'ambito del progetto MPCBC-MED, e per questo ringrazio anche la dottoressa Katt, che ha svolto un grande lavoro all'interno di questo progetto, che interessa anche Federculture. Quindi grazie ancora per questo invito, ringrazio tutte le autorità presenti e vorrei utilizzare i pochi minuti che mi sono concessi, pregando il dottor Mameli, qualora dovessi, diciamo, sforare, di segnalarmi l'avvicinamento al termine del mio intervento. Vorrei intanto portare appunto il riferimento al coinvolgimento di Federculture in un altro progetto EMPI, anche il saluto dell'architetto Maria Grazia Bellisario, che è un dirigente del Ministero dei Beni Culturali, che capofila come Ministero dei Beni Culturali un progetto che si chiama Archeomed Sites e che coinvolge partner della Riva Sud, in particolare in Libano, con il direttore del Ministero dei Beni Culturali del Libano, e un partner tunisino, un importante partner tunisino, che è l'Istituto Nazionale del Patrimonio. È un progetto che riguarda il tema della l'intera filiera, possiamo dire, della
tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale, soprattutto con particolare riferimento nelle aree urbane. Devo dire che questa idea di questo progetto è nata all'interno di un'iniziativa che Federculture realizza ogni anno a Ravello, si chiama Ravello Club, è un colloquio internazionale euro-mediterraneo sui temi della gestione. Noi ospitammo un esponente della società civile libanese che segnalò, diciamo, delle problematiche soprattutto riguardo alla città di Beirut, in cui la riqualificazione, diciamo, del centro storico di Beirut non aveva forse tenuto conto fino in fondo delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, cedendo troppo agli interessi di grossi gruppi immobiliari. Da quell'idea, da quell'intervento nacque l'idea di avviare un percorso di, diciamo, studio, analisi di come tutelare importanti patrimoni archeologici nelle aree urbane. Questo è il tema, diciamo, di Archeomed Sites, che ci vede insieme ai partner della Riva Sud impegnati su questo tema e che ancora una volta, dal nostro punto di vista come Federculture, pone in evidenza un tema forse ancora poco, diciamo, sviluppato, poco conosciuto, poco affrontato nel ragionamento che riguarda il rapporto tra tutela, valorizzazione del patrimonio culturale, anche in chiave turistica, che è il tema della gestione del patrimonio culturale. Noi come Federculture rappresentiamo il sistema nazionale di soggetti pubblici che gestiscono il patrimonio culturale, soprattutto attraverso modelli giuridici autonomi, prevalentemente di tipo fondazionale, fondazioni, dalla Fondazione dei Musei Civici di Venezia alla Fondazione del Museo Egizio di Torino, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, cioè sono tutti soggetti giuridici che gestiscono in maniera autonoma e con una logica di qualità, di innovazione, di attenzione alla performance e al, diciamo, al servizio al cittadino, il patrimonio culturale. Queste esperienze, a nostro parere, sono importanti, vanno studiate e, laddove possibile, replicate. Nella sessione successiva l'architetto Massimo Zucconi, che oggi appunto rappresenta Federculture, forse racconterà, diciamo, l'esperienza che ha sviluppato quando era presidente di una società che si chiama Parchi Val di Cornia, in provincia di Livorno, che ha messo a sistema aree naturalistiche, aree archeologiche, un'antica miniera diventata parco archeominerario, e tutto questo sistema è stato, diciamo, messo in capo a un'unica società pubblica di gestione che ha creato le condizioni per un nuovo sviluppo in un territorio come quello di Piombino, siamo nella provincia di Livorno, in Toscana, in cui l'unica vera, diciamo, attività produttiva era legata a una filiera molto invasiva come il centro siderurgico di Piombino, che oggi è peraltro molto in crisi. Non voglio dilungarmi su questo, ma soltanto segnalare che l'innovazione non necessariamente, non sempre, è un'innovazione tecnologica, anzi lo strumento tecnologico deve essere inserito in una visione strategica dello sviluppo che tenga insieme appunto l'intera filiera del processo di tutela e di valorizzazione, collegandolo appunto a una visione strategica dello sviluppo. Federculture su questo terreno sta lavorando molto, come missione quella di affiancare i territori in questo percorso di riconnessione delle risorse culturali sui territori, nelle loro relazioni con i servizi anche turistici. Io ho molto apprezzato
l'intervento di Madame Basil, io conosco Biblos, ho visto quella città meravigliosa, il patrimonio archeologico di Biblos è veramente molto bello e ovviamente condivido la necessità che ci sia sempre di più una progettazione integrata, una visione unitaria dello sviluppo tra patrimonio culturale, servizi turistici. Dobbiamo imparare, dobbiamo sempre di più intravedere un percorso unitario, integrato dello sviluppo. Su questo tema, peraltro, ci chiama anche l'Unione Europea, la Commissione Europea l'8 settembre, poco tempo fa, ha rilasciato una risoluzione del Parlamento Europeo che sottolinea l'importanza dell'approccio integrato al patrimonio culturale, integrandolo appunto in una visione di piano strategico in cui il sistema dei trasporti, il sistema dell'accoglienza, il sistema, diciamo, del servizio turistico stia dentro un'unica visione. Quindi è questo, diciamo, crediamo, la sfida per un paese come il nostro, ma in generale per tutti i paesi del Mediterraneo, la sfida per rendere più attrattivi, sostenibili e diciamo vere piattaforme di sviluppo il patrimonio culturale. Aggiungo un elemento, e cioè questo esercizio non può restare soltanto un esercizio, diciamo, di elite o comunque di tecnocrati, ma sarà sempre più necessario che questo tema, questa prospettiva della progettazione integrata si colleghi anche a una partecipazione dei cittadini. Noi sappiamo che, diciamo, il percorso identitario, il valore identitario di un patrimonio culturale, questa città credo che ne sia un emblema di livello planetario, non può essere un fenomeno, come dire, asettico e non relazionato con la cittadinanza, con i propri cittadini. Quindi la cosa più importante e preliminare è una relazione importante, una condivisione importante, una costruzione strategica insieme alla cittadinanza. Quindi queste tematiche, progettazione integrata e possibilmente anche partecipata con i cittadini, possano creare le premesse per poi un salto successivo, un elemento successivo, che è una buona gestione del patrimonio culturale. E la gestione del patrimonio culturale, la nostra esperienza ce lo insegna, deve porsi il problema del modello organizzativo. Ad Alghero, con molta lungimiranza e già da qualche tempo, anche con l'apporto di Federcultura, si è ad esempio costituita una fondazione, qui c'è il presidente che saluto, la Fondazione Meta, che ha la missione di mettere a sistema l'intero patrimonio culturale della città, relazionarlo col progetto di sviluppo turistico e quindi creare le premesse per uno sviluppo territoriale. Noi vorremmo fare addirittura un salto un po' più avanti, e mi avvio alla conclusione, e mi rivolgo per questo anche all'assessore Filino. Noi stiamo immaginando che singoli territori da soli, poi alla fine, anche se sono pieni di bellezze, non riescano, diciamo, a diventare veri e propri attrattori turistici o comunque di sviluppo culturale. C'è sempre di più necessità di immaginare che il territorio di area vasta si possa riorganizzare secondo questa visione, e quindi in un territorio come questo Alghero potrebbe essere capofila di un progetto più ampio per rendere e mettere a sistema le tantissime ricchezze di questa parte della Sardegna in un progetto integrato di area più vasta. Dico questo e concludo veramente, perché grazie all'azione di Federculture noi siamo riusciti con il Ministero dei Beni Culturali a introdurre un nuovo strumento finanziario, lo dico anche per il dottor Mameli, che è un esperto di cose culturali, un nuovo strumento finanziario che si chiama Fondo per la Progettualità Culturale, cioè l'idea di un finanziamento che aiuti i territori a innovare il modello organizzativo, il modello di pianificazione strategica, soprattutto a mettere intorno a un tavolo i diversi titolari del patrimonio, delle risorse identitarie, come ama chiamarle l'amico carissimo Massimo Zucconi.
e quindi sicuramente l'amministrazione comunale, ma ad esempio in certi territori abbiamo il livello regionale, abbiamo alcuni soggetti privati, le fondazioni bancarie, le camere di commercio, abbiamo le diocesi, cioè tutti i soggetti che a vario titolo, hanno necessità o interesse istituzionale allo sviluppo del territorio. Bene, questo paese potrà fare un salto, questo paese, immagino anche i paesi amici del Mediterraneo, potranno fare un salto di qualità in questo percorso se sapranno condividere un percorso progettuale importante, un percorso progettuale tra i diversi livelli istituzionali pubblici e tra pubblico e privato. L'esperienza che vi citavo prima, chiudo veramente, della Parchi Val di Cornia ha dimostrato che quando i soggetti pubblici hanno una visione dello sviluppo e rendono esplicita la direzione in cui andare, il soggetto privato trova le convenienze all'investimento e crea le premesse per lo sviluppo economico. Quindi io credo che questo tema della progettazione integrata e l'aiuto che può derivare ad esempio dalla regione con degli strumenti finanziari appropriati per aiutare questo percorso di progettazione integrata sia molto importante. Noi stiamo lavorando molto in questa direzione, stiamo facendo in modo che queste risorse del fondo progettualità del MIBACT, che ora riguardano esclusivamente le quattro regioni del Mezzogiorno, possano essere estese all'intero paese, quindi anche regioni del centro nord. Vi ringrazio, ho rubato forse un po' di tempo, ma credo che questo messaggio sia molto importante, perché su questa linea di sfida che riguarda il destino dello sviluppo del nostro paese, noi non potremo avere molte altre chance come Italia e come Mediterraneo se in termini di sostenibilità economica, di sviluppo, di coesione sociale, se non sapremo affrontare in maniera corretta il problema della valorizzazione del patrimonio culturale. Vi ringrazio. Grazie. Concludo in italiano, come ha fatto in introduzione la dottoressa Catte, per dire che è stata una bella mattinata, una mattinata nel segno dell'Europa, nel segno del Mediterraneo, più nel segno del Mediterraneo che dell'Europa, e va benissimo. Un pensiero finale, visto che ci sono anche tanti giovani che stanno arrivando dalle scuole. Io sono il più vecchio di questa sala e sto diventando pessimista sia verso la politica che verso la burocrazia. Però oggi avete dato una prova contraria al mio pessimismo, perché ci possono essere anche spazi di buona politica e di buona burocrazia. Questo progetto è nato per volontà della Regione Sardegna ed è un fiore all'occhiello. Questo progetto però è portato avanti da un team di, virgolette, burocrati, quelli buoni di Weber, che credono, qui c'è un team che è con la guida della dottoressa Catte, è una di quelle poche nicchie, fatemelo dire, poche nicchie che funzionano nella nostra regione. Ecco, io vorrei che questo virus positivo si diffonda, contagi tanti altri uffici, tante altre regioni, tante altre amministrazioni, per poter portare qui anche altre iniziative e rendere onore e gloria al caposala che è il sindaco Mario Bruno. Grazie, coffee break.